Oggi abbiamo Karin e Luciano, una coppia nella vita ma anche una coppia professionale, un caso abbastanza raro di successo poi di un progetto che adesso magari andrete a raccontarci. Sono partito io prima con un'idea nata nel settembre del 2016. E Karin è entrata ufficialmente a gennaio 2018, anzi ufficiosamente, perché Prima, un a po' prima. gennaio è entrata in conferenza stampa a Milano in triennale per la prima presentazione, lei già c'era, poi dal notaio si è andati un po' dopo. Come avete coinvolto i designer su questa idea? È un gruppo che è nato strada facendo, ho cominciato con Giulio Iacchetti perché mi sentivo un po' in colpa nei suoi confronti, ci conosciamo e ci stimiamo da tanti anni, ma non avevamo mai lavorato insieme, come con tutti gli altri, fra l'altro, sono tutti new entry per quel che riguarda la mia carriera professionale, quindi tutte amicizie coltivate strada facendo oppure amici degli amici, nel senso che Giulio lo conoscevo, lo frequentavo da anni, Matteo Ragni uguale, però per esempio loro due mi hanno portato Lorenzo Palmeri, che è un'amicizia nuova e molto bella e sentita anche con lui. Diciamo che fra passionari della stessa materia ci si ritrova velocemente e senza grandi difficoltà. Quindi hanno condiviso questo sogno, ho detto portiamolo avanti, cosa ne pensate? Loro si sono veramente uniti con tanto Emozionati. entusiasmo, con emozione, con passione. I risultati sono quelli che vediamo. Beh, l'emozione che traspare da te, poi mentre ne parli, è bellissima. È stato, immagino, bello lavorare insieme, anche facile. È Facile, stato era facile? un po' una mia grande paura all'inizio perché appunto noi eravamo una coppia nella vita non da moltissimo tempo, per cui il grande dubbio era quello, no? Come sarebbe stato lavorare poi insieme, perché la paura era appunto che magari si potessero sconvolgere un pochino Degli equilibri. gli equilibri nel privato, e Qualche però sgridata me la dà, eh. Non ho dubbi, non ho dubbi. quotidianamente. Quotidianamente no, però insomma gli scontri ci sono, poi lui fa più la parte creativa, io devo poi pensare invece a far quadrare i conti, all'economia dell'azienda, alla salute finanziaria dell'azienda, per cui tutto non si può fare, quindi mi ritrovo ogni tanto a Devi disciplinarlo, insomma. placarlo perché lui è un vulcano La di idee, di racconta così, ma energie. non è mica vera così, eh. No, è stato un flusso di cose, perché in realtà io sono entrata nella sua vita proprio a settembre del 2016, che era il momento in cui Luciano stava pensando a Pieces of Venice, a questo progetto, che era un progetto che comunque era nato, sì, dalla richiesta di una consulenza di riutilizzare questi legni di Venezia, riciclare queste bricole di Venezia per creare però una linea di mobili, una linea di complementi d'arredo. Poi lui ha detto: ma no, c'è già chi lo fa, facciamo qualcosa di diverso. E così è, e poi è nato il progetto. Ed è combaciato con il momento in cui arrivavo anch'io nella sua vita. E quindi io ho visto proprio l'incubazione, ho visto come nasceva questa idea, come si faceva sempre più ricca, più potente nell'animo, perché poi mancava tutto ancora, non c'era struttura, non c'erano neanche i primi campioni, non c'era nulla, però più me ne parlava, più io sentivo che era un progetto che forte, che portava un messaggio di amore, di tutela, di cura per l'ambiente, di cura per il sociale, per cui sì, Di devo, di bellezza. bellezza con la B maiuscola. La vera bellezza per noi è questa. E quindi è stato per me immediato di dire: guarda, lascia stare tutto quello che stai facendo, concentriamoci qua. E così è stato, piano piano, perché Luciano aveva altre cose, io anche, insomma, in campo professionale stavamo facendo tutt'altro, però è stato quasi naturale questo flusso di cose che mentre la nostra vita privata si faceva bella anche la vita professionale insieme. Non sono entrata subito in società, ma sono stata partecipe fin dall'inizio, e per cui quando poi in realtà non tanto lui quanto il suo socio dell'epoca ha detto: ma perché non facciamo entrare Karin? Io ho detto subito di sì, un istinto immediato, il fatto di dire sì, ci sono, senza guardare né conti né riflettere troppo. È stata la pancia che diceva: vai, fai. E
E così è stato, quindi abbiamo cominciato questa avventura insieme che oggi ti dà delle grandi soddisfazioni. Direi di sì, perché diciamo che io ho il piacere di essere stato forse tra i primi a scoprirvi a Milano, sì? La presentazione sì. A Milano, no? Sì? Addentrandomi nei palazzi dove si presentavano le aziende, le proposte, ho scoperto il vostro spazio e mi è incuriosito perché scoprire le bricole riportate a nuova vita attraverso l'oggettistica è stata una grande sorpresa per me. E siete arrivati a un premio molto importante, al Compasso d'Oro, che vediamo qui. Vabbè, no? Il più prestigioso nel nostro ambito. L'ho messo bene, Karin, perché tu mi correggi no, sempre. In realtà devo sempre girare tutti gli oggetti che mi esponi. Sempre a correggermi. E oltre a lui devo bacchettare anche te. Allora questo lo giro io, questo. Ecco, allora, anche il vaporetto. Il marchio è meglio mettere a favore di camera. Anche se a parte che comunque era bello vedere la particolarità dell'unica. Sì, ecco, chi appunto lo considera un difetto, noi in realtà vogliamo sottolineare che la caratteristica unica, no, di questo materiale di recupero è che ha vissuto una vita d'acqua che porta con sé anni di immersione in questa laguna che è unica al mondo, l'immaginario di Venezia. Venezia è un patrimonio unico e questo è il prodotto più iconico, diciamo, a oggi della nostra piccola collezione. Disegnato da Marco Zito. Marco Zito, il progettista in questo caso, anche lui veneziano, professore allo UAV di Venezia, che si è rifiutato di fare la classica gondola. Per il momento. Per il momento, perché se la stanno chiedendo. Il mercato ce la chiede. Invece il vaporetto è un esempio della Venezia contemporanea, di come ci si muove Venezia. Il mezzo più democratico. No? Diciamo. Il mezzo più democratico, oltretutto, quindi è un bellissimo oggetto.